Erano i tempi del cabaret. Il cabaret. Erano tempi in cui girava la lira. Cosenza vecchia. La gente spendeva. Aveva tante opportunità. Per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda il clientelismo, la piccola borghesia, la media borghesia, l'alta borghesia si fondeva in un'unica felicità del centro storico di Cosenza, una felicità comune, ognuno spridava, si poteva benissimo acquistare una granita di fragola con panna. 8.000 lire, va a fanculo, ci vediamo. Adesso viviamo la crisi economica, siamo arrivati all'osso, pochi ricchi, tanti poveri, che cosa dobbiamo fare? Rifugiarci nel ricordo del tempo in cui si spridava e allora davanti al Barrenzelli si cimentava in un ruolo di cabarettista Tonino Lepiane, che è qui alla mia destra, alla destra del padre. Tonino, ricordi quei momenti di ilarità davanti al Renzelli quando tu interpretavi Lino Banfi, mi pare. Come faceva più o meno, un ricordo, diciamolo ai nostri spettatori. Ma lì sono gli spezzi. Sono momenti che possiamo solo ricordare. Come era Lino Banfi più o meno? Lino Banfi, ma non mi viene. E allora vogliamo provare con Massimo Troisi. Infatti è strano perché ha capito. Sono qua con Tonino Chiappetti. E io sono un ragazzo di me. E che possiamo fare? Bellissimo. E poi Peppe Grillo, ricordo, i comici di allora, che non fa il politico. Cosa da pazzi? Ma è una cosa impressionante. La crisi è crisi. Voi pensate, l'altro giorno sono andato a comprare un computer. L'ultima uscita del computer, con 20 giga di memoria, eccetera, eccetera, ho speso 4.500 euro. Mi hanno assicurato che era l'ultima uscita. Come sono uscito dal negozio, uno, un pirla mi vede col computer e dice: ma chi ti sei preso, quello vecchio? E qual è un altro tuo cavallo di battaglia? Mettiti il tuo agio. C'era la Bonaima di Troisi. Troisi era un mitico. Ti ricordi quando è stato arrestato? Che l'hanno arrestato per le turbe sessuali. Tuba sessuale. Praticamente era a casa, tranquillamente sono andati e la polizia l'ha preso e ha portato al commissario. Il commissario ha detto: caro Troisi, ti dobbiamo mettere agli arresti perché hai le turbe sessuali. Dice: turbe sessuali. Dice: non le turbe sessuali, le tube sessuali. E un saggio, ma chi sono i tube sessuali? E come sa questa cosa? Cioè, tu hai la tuba sessuale perché hai violentato una ragazza. E come sa? Come ho violentato una ragazza? Dice: io ci ho fatto una proposta. E quella c'è stata, cosa regolare, pure maggiorenne. Dice: ma caro Troisi, tu hai violentato anche la mamma della ragazza. Ti ricordi, sì? Mi ricordo, sì, ma lascia. La mamma più buona della figlia. Ha detto: ah, carne e canno, sangue e sangue. Non ti porta a chiara. Ha detto: ma tu hai le tube sessuali perché hai violentato anche il papà della ragazza. Ma lasciami, sa che avete ragione voi. Fatte che la colpa non è la mia, è tuo padre mio, che è una vita che mi dice: fattilla una famiglia, fattilla. E me la fare. Qual è un altro personaggio? Mi ricordo in quel periodo davanti a Renzelli che si imitava il piano. Però se ne ammazzavo, sono disgraziato.
ma buon'anima e bombolo, mannaggia misera, una volta sono andato dal dottore, ma mi ha scritto una dieta che dovevo dimagrire, mi ha scritto che dovevo mangiare mezzo chilo di pasta, 300 grammi di pollo con patatine fritte e cose, un po' di verdurina, una pera, una mela. Ha detto, ci ho detto al dottore, dottore, ma queste cose me le devo mangiare prima o dopo i pasti? Quindi abbiamo ascoltato volentieri Tonino Le Piane, ricordando il cabaret di tanti anni fa. Adesso Tonino è con noi e farà un passo molto importante, quello di sposarsi tra non molti, e quindi per qua, questa è la sesta volta, no, ancora la terza, la terza, perché Tonino ci ha detto un sessuale e uno manda la mano. Salutiamo Tonino, uno, grazie. Due, tre. Ciao! Che dici, ciao! Ciao! Daniel, cavo scrupola. Mo che sa danzurà, va da fra Liborio per se confessà. Padre, le dice, i rosico e per niente m'embesta, ma poi di cor rosaria. E chi lo va per questa? E padre, in coppa alle femmine campa, in coppa al bordello, ma sente messa prerica. E chi sto va per quella? E padre, mo chi esce, il prossimo che trovo vatte, le donne pure riesta a roba. E ma può fazzare le mose. E chi lo va per questa? Padre, mo sentite la sturda ma cannonata, la sorella vostra, Brigida, ma son canzapunata, se vota fra Liborio. Vagliù, ma tu sei Taniella, io me ne sapo una mamma da, e chi stava per chi la...